Possiamo iniziare. Microphone. Hi there, can you hear me okay? Yeah. Cool. Geraint from Sky Sports. Just wondering how you and the players are focused, how you focused on this game. Mi chiedevo come tu e i tuoi compagni di squadra quanto siete concentrati per questa partita, come vi siete avvicinati a questa gara prima, dentro e fuori del campo. Prima della partita ci siamo preparati come sempre. Abbiamo fatto le stesse cose, stessa routine, hotel, allenamento al mattino, riposo, i pasti, i soliti orari. Non abbiamo fatto niente di speciale rispetto al solito. Dopo la partita che abbiamo pareggiato con due gol dopo i due gol presi contro la Roma nel finale, il 5-2, eravamo un po' delusi, ma come ha detto giustamente il mister, che se ci avessero detto prima della partita di andata che avremmo vinto 5-2, tutti l'avremmo sottoscritto. Abbiamo giocato una buona partita in casa all'andata. I primi 20 minuti sono stati un po' difficili, anche l'ultimo quarto d'ora. Ma nella parte centrale abbiamo dominato la gara e segnato meritatamente 5 gol. Possiamo essere soddisfatti della partita. Mister, ovviamente il 5-2 è un vantaggio molto, molto ampio. Siamo qui per parlare della partita tra Liverpool e Roma e non di altre questioni. La prospettiva di una finale, se con un piede e mezzo in finale, questo temete un po' qualche rilassamento? No, assolutamente no, perché in finale si va con due piedi o non si va. La Roma ha dimostrato di essere una buona squadra, ha già segnato tanti gol contro grandi squadre. Dobbiamo essere attenti, prudenti, ma abbiamo già dimostrato di saper conservare il vantaggio dell'andata contro il Manchester City. Avremo due squadre che giocheranno a viso aperto con molta fiducia. Hi, Steve Scott from ITV News. Given what happened before the game last week, and given how many supporters you will have following, visto quello che è successo all'andata prima della partita e che domani ci sarà un forte seguito di tifosi per voi, avete un appello per voi? Sì, quello di sostenerci, di cantare il più possibile. È fantastico avere dei tifosi che sono al nostro seguito, che ci seguono qui a Roma. Gini, David Ornstein from the BBC. Can you tell us how the players and squad have been affected? Ci puoi dire come la squadra ha reagito alla notizia del grave ferimento di Sean Cox? Ma a dire il vero, noi siamo scesi in campo senza sapere che cosa fosse successo. Lo abbiamo scoperto l'indomani, siamo stati tutti molto tristi, evidentemente. Abbiamo sì avuto questa notizia di scontri prima della gara, eravamo davvero distrutti a pezzi. Sei in campo, vai a giocare, dovrebbe essere una festa e non ti aspetti che qualcuno addirittura possa rischiare la vita. Ne abbiamo risentito perché le partite sono fatte per essere godute e tutti dovrebbero essere al sicuro all'interno e al di fuori di uno stadio, ed è assolutamente deplorevole che sia successo un fatto del genere. Vi dà un ulteriore stimolo in vista della partita di domani?
No, non credo che bisogna aspettarsi cose del genere per avere una motivazione in più. La Champions League è già una motivazione di per sé sufficiente. Abbiamo già sufficienti motivazioni. Cosa significa per te, per gli altri compagni, raggiungere la finale o essere a un passo dal raggiungere una finale di Champions League? Significa moltissimo. Dalla prima partita del torneo di Champions League affronti grandi squadre e sogni di andare avanti. E sogni serate, momenti come quello di domani, tutti, tifosi, club, calciatori. Volevo sapere, vista la tua amicizia con Kevin Strootman, vi siete sentiti in questi giorni, vi siete detti qualcosa sulla partita di domani? Grazie. Ho parlato con Kevin dopo la partita di andata. Sì, ne abbiamo un po' parlato, ma dopo la partita non l'ho più sentito. Altre domande? Senti, la Roma in questo percorso di Champions League ha vinto, nel giro di qualificazione ha fatto 3 gol al Chelsea qui all'Olimpico, poi ha vinto in rimonta con lo Shakhtar Donetsk, ha vinto col Barcellona quando nessuno pensava potesse farlo, vincendo 3-0. Questo effetto olimpico vi fa paura, oppure insomma ve l'aspettavate una Roma che riesce così a ribaltare i risultati negativi all'andata? Perché comunque è una squadra che ha preso 9 gol in 2 partite in trasferta, però poi ribalta le situazioni. Sì, certo, ne siamo consapevoli, ma questo non significa che abbiamo paura o timori particolari. Abbiamo già affrontato grandi squadre dovendo gestire un vantaggio, come ho già detto. Ci sono 2 squadre che si giocano domani l'una contro l'altra, una che ha fiducia di ribaltare il risultato e un'altra che ha grande fiducia di mantenere quel vantaggio. Non abbiamo timore, ma siamo consapevoli del valore e della qualità della Roma. Just another one from me. Can you sort of explain? Potresti spiegarci qual è stato il segreto del successo del Liverpool in questa Champions League? La Roma ha già detto che il Liverpool è una squadra diversa da tutte quelle che ha aspettato fin qui, una squadra molto diversa. Come spieghereste il vostro successo in questa edizione del torneo? È difficile da spiegare, la Champions League è una competizione a parte. Non credo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, diverso dal solito. Siamo riusciti a fare le partite che volevamo. Questo non sempre ci è riuscito in Premier League. Per fortuna in Champions League tutto è filato sempre liscio, è andato per il verso giusto. E poi evidentemente più si va avanti e più si acquista fiducia, forse questo ha fatto la differenza. Abbiamo acquisito fiducia man mano che andavamo avanti nel torneo, turno dopo turno. Salah vi ha dato dei consigli su come affrontare questa partita, questo stadio, questi avversari? No, ci ha detto che sarà difficile, è l'unica cosa che ci ha detto. Ci ha detto di avere fiducia, di scendere in campo sicuri dei nostri mezzi e mantenendo la nostra identità. Ha detto che sarà difficile perché quello della Roma è un pubblico molto caldo,
che sosterrà la squadra cercherà di sospingerla. Ma è bastato vedere quello che la Roma ha fatto contro il Barcellona. Quello è un monito sufficiente, sappiamo che potranno contare sui loro tifosi. Buonasera. In passato sei stato accostato con insistenza alla Roma, c'è stato qualcosa di vero? C'è stata mai la possibilità di vederti qui a Roma o non c'è stato mai nulla? Grazie. Sì, è vero. C'era stato qualche contatto, ma alla fine non si è concretizzato e ho scelto il Liverpool e sono contento così. Thank you very much, everyone.